C'è ancora. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con un ospite super speciale, ovvero Saul. No, Marco. Marco. Soul Mafia, giusto? Sì. Sì! E abbiamo appena girato una collab sul suo canale. Una collab? Come parli? Abbiamo appena girato un video sul suo canale. Se non sono morta, è un miracolo. Andate a vedere il video per scoprire il perché. Mentre sul mio canale siamo qui per parlare di cose un pochino più serie, perché sapete che se nell'altro canale si ride, sul mio canale invece vi beccate il mappazzone. Certo. Di che cosa parliamo oggi? Parleremo della condizione della comunità LGBT in Corea del Sud, includendo proprio tutte le letterine che ci sono nell'LGBT. Sì, cioè nel senso tutto è un po' impossibile, perché se non finiamo più. Prendiamo la sigla, che diciamo sono i gruppi principali. Esatto. Perché si parla sempre dell'LGBT in Italia, sul mio canale. Capiamo un po' come sono messe le cose da un'altra parte. Perché se non lo sapete, io vivo in Corea del Sud, non è che mi conoscono tutti qua. Ah vabbè, Marco, un canale, vive in Corea, vedi tu? Da 7 anni parla della Corea, vive in Corea e... Che brava che sa spiegare i canali. Poi vuoi dire qualcos'altro? No, non sei stata perfetta. A posto. Sto in Corea, vivo in Corea. Facciamo partire la sigla. Io la sigla ce l'ho all'inizio del video. Ah. Non sono come te. Ah. Quindi fail. Niente. Tu sei andato al Pride, ho visto. Sì. Come è vissuta lì la cosa? Adesso dopo 7 anni la situazione sta migliorando. Diciamo che la prima volta che sono andato al Pride in Corea ho avuto una serie di attacchi di panico continui. Perché praticamente cosa accade? Accade che lì diciamo che ci sono sia il Pride che un'altra parata di opposizione. In Corea del Sud non c'è proprio questa cosa della comunità LGBT. Diciamo che conoscono a malapena l'omosessualità, perché alcuni attori hanno fatto coming out, per alcuni intendo due. Quindi conoscono quello. Lesbiche ancora è una cosa che proprio non capiscono, e è una parata che si effettua all'esterno. Quindi il Gay Pride è tipo una piazza interna, insomma una piazza. È piccolino. Piccolino, rispetto... sì, beh, rispetto a qua sì. È circondata, proprio, esatto, delimitata, le mura, perché poi all'esterno ci sono questi che si definiscono cristiani, poi ovviamente sono un po' estremisti, direi, che protestano, lanciano cose, fanno proprio il concerto contro, una figata. Praticamente proprio la band, che di me... un po' così. Quindi diciamo che questo vi dà un'immagine generale. In Corea del Sud chiaramente non sono proprio così aperti mentalmente. In 7 anni si sta un pochino pian piano alleggerendo la situazione. Diciamo che quello che tu hai visto nel mio video è una versione molto light rispetto a quello che c'era 5-6 anni fa. Quindi il Pride comunque c'è da un bel po'. C'è da un bel po', c'è da qualche anno. Sì, in realtà forse è cominciato quando sono arrivato io. Sì, tipo sono arrivato io, vai, vai. Allora, parlando di LGBT, partiamo con la L. Ok. Com'è la situazione delle lesbiche in Corea? Non ho esperienza diretta personale. Ho un'amica lesbica, mi baso su quello che lei mi dice e sulle cose che io ho visto. Poi non vivo la realtà italiana, quindi vado un po' intuito. Però qui mi sembra più inclusiva, nel senso che io, persona, uomo, possa andare in un locale per lesbiche, le lesbiche possono andare nei locali gay. Sì. In Corea no. Allora, diciamo che va ad are, c'è la via con i locali gay, e poi in un'altra area, proprio un'altra zona, c'è la via con i club per le lesbiche, in cui tu non puoi entrare, cioè gli uomini non possono entrare. Più quindi non è vietato. Molto unita come... No, anzi, ti dirò che so che tante lesbiche, non dico che odino gli omosessuali, ma diciamo che non li vanno particolarmente a genio. Tant'è che ora c'è un grave problema in Corea del Sud in questo momento, che si chiama femminismo, ma non è femminismo, cioè viene definito femminismo, che sono quelle femmine che odiano gli uomini. In questo momento sta andando tantissimo, nel senso che stanno creando tanti problemi. Tante di queste donne chiaramente sono lesbiche, quindi c'è un'immagine veramente abbastanza brutta in questo periodo storico specifico in Corea. Fanno cose abbastanza pesanti. Loro credono che tutti i maschi gli vada tagliato il pistolino. Cioè siamo proprio a livelli abbastanza estremi, ti direi. In alcuni locali, quelli un pochino più aperti mentalmente, gli uomini etero non possono entrare, ma quelli omosessuali sì. Però te lo chiedono, cioè, e ti chiedono di provare che tu sei omosessuale. Tipo, lo provi.
Una volta, sì. Cioè, praticamente vai lì e ti dicono se sei veramente gay e bacia questo, se questo è il tuo fidanzato, bacialo, una roba del genere. Secondo me il ragionamento che fanno loro è: già nella vita reale dobbiamo nasconderci e insomma, almeno qua proteggerti, esatto, libere. Libere, cioè, non vogliamo avere uomini perché non vogliamo avere l'ansia che ci provino, insomma. Forse magari questo odio che si portano dentro è dovuto al fatto che non essendo ancora minimamente accettate nella certo, società. Certo, ma sicuramente gli scatena sono molto frustrate. Un sentimento di rabbia. Se di giorno devi fare la tua scenetta che sei la, la bella persona che non sei, poi appena puoi, boom, esatto, ti devi esplodi. Quindi chiaramente se vai lì alla sera in un locale gay vedi tante robe sparkly, molto glittering, belle. Esatto, molto belle, che non rappresentano necessariamente però la vita reale quotidiana, ecco. Esatto. Invece per quanto riguarda la G, è difficile che una persona che sia molto rispettata in Corea, anche di bell'aspetto, perché sai, in Corea il bell'aspetto e il rispetto purtroppo viaggiano spesso sullo stesso piano, perché l'apparenza conta molto. Quelle persone, anche se sono gay, facciano coming out. Conosco attori e cantanti che sono gay perché li conosco, sono molto belli anche, molto, hanno anche una fama molto buona, però non fanno coming out. E secondo me queste sono le persone che dovrebbero fare coming out. Perché cioè qualcuno deve iniziare. Deve iniziare una persona che viene con voce, esatto, con voce. Una voce che non sia lo stereotipo. Perché le persone che hanno fatto coming out per ora, che sono poche, sono veramente tutte tu super top, ciao, glitter, okay. Capito? Chiaramente si creano queste immagini qua, che non è così, ovviamente. Quindi la comunità gay è un po' vista così per questi motivi. Ovviamente non è che è colpa di quelli che fanno coming out e che fanno glitter, anzi loro hanno avuto molto coraggio, cioè non è che è colpa loro se, certo, certo. Se sono così. Però vorrei che ci fossero degli altri esponenti, ecco, quello sì. Cioè se tu in Corea vai con il tuo fidanzato mano per mano, non è che uno pensa che sia una coppia, pensa, guarda come sono amici che si tengono per mano. Così come è normale per loro, anche se non sei gay, magari darsi i bacini tra uomini, abbracciarsi, non lo fanno con quella cosa lì. Quando ero nella mia boy band, insomma, ho avuto un periodo in cui vivevo con altri 4 coreani a stretto contatto perché vivevamo insieme tutti i giorni, e mi ricordo che ero molto a disagio perché loro hanno un forte contatto fisico, che non vuol dire che ci stanno provando niente, cioè darti il bacino, darti la pacca sul sedere e tutte quelle cose amici. È normale tra amici, non hai paura andare in giro, in realtà più una cosa nostra, più una cosa di noi stranieri, insomma, puntare il dito se due uomini si abbracciano così. Infatti ho degli esempi, magari ho degli amici che magari sono un po' famosi, no? Quindi hanno un pubblico un po' più vasto sul loro Instagram, mettono dei video di loro che ne so, si abbracciano con l'amico, stai tutti i commenti sotto degli stranieri, ah ma siete fidanzati così, e loro si arrabbiano perché dicono ma cosa vuol dire? Cioè che io gli do un bacino e siamo una coppia, non è così. Mi avevano anche detto che comunque Seoul è nuova come città. Sì, guarda, ma infatti io capisco profondamente la situazione che c'è adesso, cioè non posso puntare il dito a nessuno, nel senso che la Corea del Sud in generale è stato uno dei più poveri paesi al mondo fino a 40 anni, 50 anni fa. Mi raccontavano cose, cioè veramente che non avevano neanche i soldi i genitori dei miei amici per la carta igienica, cioè mi diceva che in bagno usavano le foglie degli alberi. Quindi chiaramente c'è, cioè, che cultura vuoi che abbiano avuto in passato, cioè non c'era proprio informazione. Del loro tempo, cioè ci vorranno un po' di anni, ma ci sta. Seoul è questo contrasto. Seoul è stata creata in pochissimi anni perché i coreani, per uscire dalla povertà, hanno preso e tutti insieme hanno cominciato a lavorare dalla mattina alla sera, si sono fatti un mazzo tanto e hanno creato questa roba gigante, perché Seoul è una megalopoli assurda. Vediamo questa città moderna piena di luci così, pensiamo che sia super all'avanguardia, in realtà è nuovissima come città, quindi la mentalità rimane quella purtroppo. E quindi forse questa disparità tra quello che vedi e quello che senti ti fa ancora un po' più specie. La bisessualità, ma cos'è? Ma cos'è? Figurati, ma neanche, guarda, cioè se c'è una divisione di locali, di vie, non esiste proprio, non è ancora contemplata, ti dico. Secondo me aspettiamo un po', ci saranno sicuramente dei bisessuali, ma non so quanto siano capiti sinceramente. Secondo me i bisessuali semplicemente per, come si dice, per convenienza si sposano con una donna e è tutto più facile, nel senso, okay. Dicono perché complicarsi la vita, insomma, se posso andare di là, quindi stanno di là. Ok, siamo già alla fine, manca solo la T. Ah, trans è un casino, ragazzi. Trans.
Allora, è proprio male. Un problema. Allora. Perché anche sì. Qui fra la G, la B e la T è quella messa peggio. Ma guarda, la via che ti ho detto prima dei gay è una via di Itaewon, si dice. No, Itaewon è un'area di Seoul, ok? La parallela della via dei gay, per dire a che livello siamo, è la via delle prostitute. Prostitute gay, già per dirti che immagine c'è. Che è ancora un po' come qua, perché anche qua c'è ancora lo stereotipo della donna trans come prostituta. Sì, sì, e in Asia, paradossalmente, se vai in Thailandia, è il paese forse in cui le trans sono più accettate, cioè io sono andato... Sì, le donne trans spesso vanno in Thailandia a fare l'operazione. Sì, sì, forse qui in Corea c'è ancora più quella cosa della prostituzione, insomma. Come quando, So che ci sono delle youtuber, cioè che in realtà non sono youtuber, si chiamano, tu sai cos'è Africa TV? Praticamente sono live streaming, è come Twitch in Corea. Ah, ok, ho capito. Okay. Fanno live streaming, ci sono delle trans che fanno live streaming, ma se leggi i commenti sono più le robe oscene che scrivono che altro, insomma. Sono un po' più fenomeno da baraccone, parliamoci chiaro, che è brutto. Ma è come qua, cioè, conclusione. Insomma. Che video triste, possiamo parlare di cagate per un secondo? Che dai, sfogati. Comunque, quello di cui volevo parlare è che noi in Italia ci lamentiamo tanto, no? Ci sono ancora un sacco di cose che potrebbero migliorare, ovviamente. Però non siamo quelli messi peggio. Vabbè, ma guarda che ci sono paesi in cui ancora... C'è la pena di morte. Esatto, vengono paesi. Uccisi. C'è sempre di peggio, se si vuole pensare così, c'è sempre di peggio, purtroppo. Però c'è margine di miglioramento. Assolutamente, in ogni paese c'è margine di miglioramento e migliorerà, perché alla fine poi la cultura arriva e le nuove generazioni sono sempre più aperte. Più fresh. Anche in Corea sono più aperti, li vedo i giovani rispetto agli anziani. Mm. Gli anziani hanno fatto la guerra, gli anziani hanno creato una città. Cioè non mi viene nemmeno da puntargli il dito contro, perché no. Ma sì, sì. È giusto così, la Corea si prenderà il suo tempo. Ma parliamo del filtro bellezza. Parliamo del filtro bellezza, esatto. Parlando di cose serie. No, ragazzi, mi devo vendicare perché Marco nel suo video non è stato per niente carino nei miei confronti. Dai, di al mio pubblico che cosa fai. Di al mio pubblico che cosa hai dimenticato a casa. Allora, io ho dimenticato la mia fotocamera. Che la mia fotocamera, diciamo che potrebbe avere una funzione in più rispetto a questa qui di Muriel. È una funzione che si chiama filtro bellezza. Cos'è il filtro bellezza? Ti spialla la faccia, ragazzi. Io sono falso, io sono così nella realtà e invece sembro bello nei miei video. Ok, va bene, l'hai detto? No, grazie. Ma te l'ho detto che sei bello anche nella realtà, anche senza il tuo filtro bellezza. Vedi, io sono carina con te, tu mi insultate e basta. Beh, sei una burina. Se volete sapere la storia di come Muriel mi ha distrutto la vita. Vabbè, è una storia complicata, andate a vedere il suo video. Esatto. Comunque ci siamo già incontrati in passato, cioè io non lo sapevo, ma lui sì. Bene, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Se volete condividere i vostri pareri, scrivetecelo sotto nei commenti. Passate dal canale di Marco perché abbiamo fatto un video che non si capisce ancora come tu abbia, esatto, una bocca in questo momento. Non lo sto da Dio adesso. E nulla, basta. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Ma che banale, io non posso dire queste cose. Così devi fare. Devo fare così, ma non ci arrivi e in fondo. Ti alzi, chiudi. Ciao. La miniatura! Ah, neanche nell'altro video l'abbiamo fatto, che rincoglioniti, amo. Facciamo una miniatura.